I biografi di Padre Pio ci dicono che sin da quando Padre Pio aveva 5 anni, e cioè dal momento in cui iniziò a pensare di consacrare la sua vita al Signore, bene, sin da quel momento Padre Pio iniziò ad avere delle visioni. E quando Padre Agostino gli chiese per quale motivo lui avesse sempre, diciamo, celato questo fatto, avesse nascosto questo fatto di avere le visioni sin da piccolo, Padre Pio rispose che per lui era naturale perché pensava che tutti avessero queste visioni. Tant'è che chiese a Padre Agostino: ma lei, la Madonna, la vede? Ecco la convinzione di Padre Pio. E Padre Agostino disse no, e Padre Pio rispose: lei dice di no perché è una persona, lo fa per umiltà. Questo che cosa ci fa comprendere? Che nel cuore di Padre Pio c'è stato un amore sempre profondo, vero, autentico con la Madonna. Tant'è che Padre Pio la chiama con un appellativo veramente filiale, non solo mamma, ma dice mammina, che è il modo più tenero con cui un figlio possa chiamare la mamma. E mi viene in questo momento di fare un altro, diciamo, paragone. Noi dovremmo chiamare Dio come Gesù lo chiamava. Gesù come chiamava il Padre? Abba, che significa bambino. Perché c'era una intimità e un amore vero, autentico, profondo. E così dovrebbe essere verso la Madonna. Bene, Padre Pio più di una volta ha detto che la Madonna lo ha sempre accompagnato nel suo ministero, lo ha accompagnato nella confessione e lo ha accompagnato sull'altare. Ma leggiamo quello che Padre Pio dice, così siamo tutti felici di riascoltare le parole del nostro cappuccino. Il 1 maggio del 1912 Padre Pio confida al suo padre spirituale questa presenza materna significativa di Maria nel suo ministero sacerdotale e dice: Padre mio, questo mese, come predica bene le dolcezze e la bellezza di Maria, siamo quindi all'inizio del mese di maggio. La mia mente, nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina, mi vergogno di me stesso, non avendo guardato mai abbastanza con amore il di lei cuore e la di lei mano che con tanta bontà me li compartiva. Povera mammina, quanto bene mi vuole. L'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese. Con quanta cura mi ha ella accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me solo, col riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Nell'epistolario vi sono moltissimi riferimenti di questo amore di Padre Pio verso la Madonna, ma questa citazione è una, a mio modo di vedere, delle più belle, perché in maniera semplice, in maniera filiale, Padre Pio fa capire come Maria è vicino a lui e lo sostiene nel suo ministero sacerdotale. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.